Michele e Gianni, cos'è per voi relational design? Il design relazionale è un invito ai partecipanti di allargare gli attori di quello che è il progetto e quindi non limitarsi a qualcuno che realizza una cosa con i vari esecutori materiali, ma far sì che qualunque cosa venga prodotta sia il risultato di una collaborazione estesa. Io lo chiamerei network, quindi significa fare le cose mettendo insieme più persone, più teste. Mi sembra di poter dire che una delle competenze fondamentali che ho scoperto nel tempo è quella di parlare con le persone, convincere le persone giuste, far girare le informazioni che siano poi necessarie per lo sviluppo di un progetto, per la comunicazione di un progetto, insomma, lavorare in team e saperlo fare è fondamentale.